Ciao, buongiorno, benvenuti, buona diretta, buon martedì. Come state? Io vi devo dire la verità, dopo la diretta di ieri ero veramente stanchissima e così sono andata a dormire prestissimo e oggi, ve lo dico, io non avevo voglia di conciarmi, perciò sono Nature, proprio se volete, cioè, normale. Ciao Cristina, bene arrivate. Ah, oggi avevo anche voglia di una tazza di bevanda di all'avena, così. Nature. Oggi è tutto nature. State arrivando. Allora, chi è che ha visto la diretta di ieri? L'avete vista? Vi è piaciuta? C'eravate? L'avete vista in differita? Per chi se la fosse persa, ieri sera alle 18 abbiamo fatto, buongiorno Cristina, una rimpatria, insomma abbiamo festeggiato le 100 colazioni ricciardine con un piccolo aperitivo ricciardino e ho invitato tre pazienti che le ho scelte a sorte perché era impossibile scegliere così, a muto. E ho invitato tre pazienti che di solito sono molto attive nel gruppo, quindi tra quelle più attive ho fatto una specie di sorteggio e sono venute fuori queste tre ragazze. Se non ve la siete vista, andate a vederla perché abbiamo parlato di un po' di cose. È stato molto divertente e rilassante, non per me. No, vabbè, sì, un po' rilassante. Sì, insomma, si scherza, eh. Ciao Lucia, ciao Francesca. Bene, bene, bene. Allora, intanto devo farvi vedere una cosa, perché quando vi dico che la Simona Bruzzone mi fa più regali del mio fidanzato, è vero. Ieri sera si è presentata con due tazzine, tra l'altro sapeva che c'era Matteo e gliel'ha portata anche a lui. Ma guardate com'è carina. Ciao Marisa. E tra l'altro volevo dirvi che queste tazzine incredibilmente dicono la verità, nel senso che Chiara dice è il balsamo del cuore e dello spirito. Cioè, vogliamo parlarne. E Matteo dice tutto è possibile dopo il caffè, ve lo assicuro, è di quelle persone lì, lui di quelli che sviene. Ciao Veronica, guarda che belle, me l'ha regalate la Simo, che ha commentato il video, non so se questo, non si vede, vabbè. Comunque non ho ancora fatto il caffè, a parte un po' di sessismo azzurra e rosa, ma non è colpa della Simo. Ce la faccio? Dico, il caffè lo berrò più tardi questa mattina perché è il giorno libero di Matteo e voglio che si riposi un po'. Poi ieri l'abbiamo stressato, cioè l'ho fatto cucinare, venire in studio, fare le foto, cioè tutto lui. Poverino. E quindi, ciao Eva! E quindi oggi il caffè lo beviamo un po' dopo. Ah, è arrivata la Simo. Simo, grazie, sono bellissime, lo apprezzate tanto. Curiosi di sapere la colazione di oggi. Ciao Maria! Un'altra ricciardina presente ieri. Ciao Simo. Allora, oggi ho fatto una roba semplice, che ultimamente è la mia parola d'ordine. Sì, che sarò, di solito faccio robe complicate. Allora, che cos'era? È una fetta di pane di segale, con i semini, eccetera, con fiocchi di latte e pâté d'olive, visto che l'abbiamo aperto ieri sera per fare i tartufini che non si sono attartufati, sono svenuti i miei tartufini. Perché ho cambiato tipo di caprino, si vede che l'altro era più solido e ha fatto dei bei, o forse faceva più freddo, non lo so, ma non è che l'ho tenuto tanto fuori frigo. È svenuto, quindi ho fatto dei ciotolini coperti di semi di chia. Passiamo all'assaggio? Il profumo al solito è ottimo. Adesso buongiorno. Voi che mangiate stamattina? È buonissimo. Chi è che va la faccia sconvolta? Palesati. Sembrava panna e cioccolato, ma deve essere buonissimo. Ok, era Chiara che si è sconvolta, no, fiocchi di latte e pâté d'olive, easy, stai tranquilla, niente panna e cioccolato.
poi il problema della panna è che è zuccherata. Ma ogni tanto un po' di panna. Sì, non sono grassi di buona qualità. Sì, fiocchi di latte, Eva. Veronica deve andare a fare analisi a fame. Povera. Ciao Sonia. Pancake alla lavanda. Com'è andata, Maria? Rispondi un po'. Cioè, descrivi la cosa al gruppo, perché, cioè, a loro. Perché loro non sanno di cosa parli, secondo me. Potrebbe, non so, scrivilo. Mentre io mangio, aspettiamo il commento di Maria, che se non è troppo di corsa ci racconterà dei suoi pancake alla lavanda. Intanto, Maria, ma come mai che fai i pancake alla lavanda? Non è che per caso hai ricevuto un regalo? Oggi mi ci stava proprio, non so come mai. Niente, Maria l'abbiamo persa. Ma adesso vi dico. Alle ragazze che sono intervenute ieri ho regalato un vasettino di, nel caso di Maria, appunto, la foglie di lavanda essiccate e tritate, che possono essere usate per aromatizzare creme, yogurt, pancake. Alle altre ragazze ho regalato un mirtillo e una fragola, mi pare. Farina di riso, un po' di bevanda all'avena, albume e una spruzzata di lavanda essiccata. Maria, com'era questa ricetta? Era buona? Ci hai messo qualcosa sopra? L'hai lasciata in nature? Com'è andata? Raccontaci un po'. Ti è piaciuto? Aspetto a breve anche le foto di, cioè, le creazioni di Elena e di Simona, perché figurati se rimangono indietro. Un profumo che spostati, ok? Ci spostiamo. Dovrei, sapete che, aspettate che ce l'ho qua, aspetta, eh. Arrivo, eh. Ho preso anch'io. Mi sembrava impossibile che non l'avessi presa. Aspettate. Ah sì, ha un profumo che spostati. Si tratta di erbette, essiccati e ho messo delle fragole e accanto un po' di yogurt greco. Bene, bene, ma a parte il profumo, il gusto com'era? Velocissima e buonissima, grazie per avermi risposto. Non vedo l'ora di provarla. Io ho preso anche aglio e cipolla. Questo solo annusi sa di domenica a casa della nonna. Ma sapete, per quelle sere che sei veramente, indovina, quelle sere che sei veramente di corsa, ma giura, e devi, magari non hai tempo di aprire un aglio, oppure non ce l'hai, oppure sei di corsa, dici vabbè, vorrei un po' di gusto in più nella mia pietanza. E sono anche biologici. Sono contenta di corsa, ma chi no mai, vedi? Vedi che siamo tutte nella stessa barca? Che bella idea. Sì, Eva, sono delle cose simpatiche che ho trovato in una fiera domenica e presto vi racconterò, vi dirò, perché mi piacerebbe fare cose con questa persona. Che detto così può sembrare brutto, ma no, è una roba, cioè, di lavoro. Bene, ora che abbiamo anche fatto colazione, è ora che ce ne andiamo a lavorare. Che dite? Quindi il mio consiglio per oggi è, se non l'avete vista, andate a vedere la diretta che abbiamo fatto ieri perché è stata interessante. Ciao Barbara, la trovate come al solito sul mio profilo, come le dirette delle colazioni, ok? Quindi noi ci vediamo domani e per oggi buona giornata.